Massimo Ranieri, presidente di Ecolan SPA, oggi conferenza stampa qui a Lanciano per presentare i risultati delle indagini del Customer Satisfaction per l'anno 2024. Racconteremo inizialmente sulla Customer che facciamo ogni anno, adesso è diventato anche obbligatorio, ARERA ce lo impone e quindi abbiamo fatto nel periodo estivo, nel periodo di maggiore impatto per le nostre attività, questa verifica sulla soddisfazione del cliente, anche perché abbiamo voluto indagare anche rispetto a quelli che sono i villeggianti che frequentano i nostri territori e quindi, come dicevo prima, abbiamo ottenuto un buon risultato, migliore rispetto a quello del 2023. Qualche criticità ce l'abbiamo sul numero verde, sui tempi di attesa, tant'è che adesso allungheremo i tempi anche nel pomeriggio. La tariffa puntuale partirà nel 2025, abbiamo fatto le gare per acquistare, diciamo, le attrezzature su Lanciano, e non solo su Lanciano, anche su tre comuni del parco, ovvero Montenero Domo, Guardia Grele e Lama dei Peligni, e poi si è associato anche il comune di Gessopalena e quello di Rocca Scalegna. Abbiamo cominciato a fare gli investimenti, ma la raccolta verrà effettuata tramite il porta a porta, quindi con il mastello per quei condomini al di sotto di 20 unità. Per tutte le altre, diciamo, unità immobiliari superiori a 20 unità abbiamo le calotte, che quello abbiamo utilizzato sperimentalmente su via Spataro, e le ecoisole, che passeranno da 12 che ce ne stanno oggi in giro sul territorio, almeno a Lanciano, a 15. E sugli altri comuni taggheremo tutti i mastelli, tutte le attrezzature, quindi si avvierà questa tariffa puntuale che, ripeto ancora una volta, premierà l'utente virtuoso rispetto a quello meno virtuoso. Abbiamo ottenuto un primo lotto di grafene partendo da un quantitativo di circa un chilo di materiale iniziale, e adesso abbiamo ottenuto ossido di grafene che ha un valore anche sul mercato, ma ripeto ancora una volta, a noi interessa soprattutto l'utilizzo del grafene per migliorare la produttività del digestore, perché sembrerebbe che il grafene acceleri, sia un catalizzatore nei processi di digestione anaerobica.